Già il mettere in atto nella nostra vita una giustizia umana, terrena, significa aver fatto un primo passo verso quella che è la giustizia di Dio, perché la giustizia di Dio illumina e deve illuminare la giustizia terrena. E poi la terza parola che ci consegna San Pietro, no? Affrettarsi, abbiamo detto, quindi fare di tutto perché Dio vi trovi in pace, dice Pietro. La pace c'è laddove io so che ho fatto bene il mio compito umano, terreno, che mi porta poi a camminare verso il cielo, verso quella terra che io mi aspetto. E poi la terza parola, dice Pietro, crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore. Mai perdere di vista nella nostra vita il motivo per cui noi siamo su questa terra, il motivo per cui noi abbiamo inseguito anche la nostra vocazione, io di frate, di sacerdote e voi di padri, di madri, di insegnanti, di avvocati, di dottori, qualsiasi mestiere che io compia, anche quello di essere uno spazzino. Ma se tutto questo io lo faccio perché mi aiuta a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore, e allora sto facendo bene già su questa terra il mio compito umano, terreno, ma che mi porta a crescere nella conoscenza del Signore. Se faccio tutto questo, non sono lontano dal regno di Dio. Ecco, auguri di cuore, auguro a ciascuno di voi di comprendere, questa è la vera sapienza nella vita di ciascuno di noi, e vi prego anche di pregare per me.